Buongiorno e bentrovati in Domus a 4.0, io sono Massimo Bortolotti di Keeper Immobiliare. Oggi sono in compagnia del collega e amico Gian Giacomo Congiu di Mondorè. Ciao Giacomo. Ciao. Oggi io e Giacomo vi parleremo di un bellissimo intervento in Castelmaggiore, in Via Noce del gruppo Arcoverde. Parliamo specificatamente di ville in classe A4 e aggiungo io Plus, e vedremo nei vari dettagli perché, e contrariamente a ogni comunicato e ogni trasmissione che propone qualcosa, parto dal prezzo. Noi abbiamo ville che costano 596.000 euro e vediamo perché costano 596.000 euro. Intanto, se vuoi fare una panoramica di dove siamo, dov'è il cantiere Castelmaggiore? Beh, siamo molto vicini al paese di Castelmaggiore, in una zona residenziale costruita recentemente, perché tutte le case che sono intorno sono costruite da pochi anni, quindi è una zona di nuovo sviluppo, e quindi tutto intorno le persone vedono giardini verdi, vedono case nuove, recenti. Non è al centro del paese, sarà un chilometro e mezzo circa qualche dal paese, però ecco, qualche minuto, in bicicletta, con le biciclette elettriche o con i nuovi monopattini elettrici, la gente può andare nel paese in pochi minuti. Esatto. Vicino a questo intervento, Castelmaggiore, ricordiamo, è un paese servitissimo: scuole, mezzi pubblici, supermercati, ipermercati, chi più ne ha più ne metta, negozi di vicinato, quindi abbiamo proprio tutto. Le ville in questo momento a che stato sono? Si possono già vedere? Abbiamo qualcosa in cantiere per accogliere le persone? Sì, abbiamo una struttura dove possiamo accogliere le persone e possiamo vedere attualmente dei rendering, possiamo vedere dove vengono costruite le case. Poi attraverso i nostri consulenti che sono sul posto possiamo illustrare come verranno, quali sono le esposizioni, dove c'è la sala, dove c'è la cucina, le tre camere che sono al primo piano, che intorno viene tutto il giardino. Perfetto, quindi noi adesso siamo partiti con le prime quattro ville per poi fare le altre quattro in questa lottizzazione. Ecco, le immagini che scorrono dietro di noi sono i rendering di come verranno fatte queste ville. Già oggi si possono vedere al grezzo perché il cantiere è avanzato, le prime consegne le faremo nella primavera che sta arrivando, perché anche questo cantiere ovviamente è stato fermo per qualche mese per il famoso coronavirus che ci ha attanagliato e che ci ha fermato su tutto quello che si poteva fare. In particolare parliamo di 200 metri quadri circa, su due livelli senza interrato, con il garage, il posto auto e in giardino, volendo lo anticipo io, sia la piscina sì, e già l'elevatore interno, l'ascensore interno per fare il piano di scale. In linea di massima le caratteristiche generali che distinguono questo intervento da quelle della concorrenza, quali sono, Giacomo? Allora, partiamo prima, hai parlato bene del coronavirus, no? Che ha attanagliato molte persone. Adesso queste case rientrano proprio nella categoria di immobili richiesti da questi utenti che sono stati costretti anche in belle case ma senza terrazzi o senza giardini. Noi qui vendiamo la libertà, un sogno: uno entra in casa sua, c'è il suo giardino, se fosse stato costretto a rimanere all'interno di questa casa poteva prendere benissimo il sole come l'ho preso io nella mia villetta, e anche altre persone possono godersi della piscina, possono godersi di altri spazi che normalmente nelle case in appartamenti all'interno di condomini non si può, non si riesce a godere di questi spazi. In particolare questa struttura, diversamente da tutte le altre di nuova costruzione, è stata studiata proprio anche per abbattere quelli che sono i problemi di inquinamento attraverso dei filtri e anche eliminare il coronavirus, tutti i virus e i batteri che sono nell'aria. Oggi c'è il coronavirus, chissà che domani non ce ne sia un altro, ma facciamo le corna ovviamente. Quindi è una delle poche strutture. Naturalmente parliamo di struttura antisismica di ultima generazione, parliamo di struttura che ha un coefficiente energetico eccezionale, A4+, poi se lo vuoi spiegare meglio te lo puoi spiegare, e naturalmente funziona con la geotermia, con i pannelli fotovoltaici, praticamente consuma pochissimo. Abbiamo questi filtri anti-Covid, anti-polline, anti-acari, anti-inquinamento.
Molti non sanno che nella pianura padana circa 70-80 mila persone all'anno muoiono per inquinamento, perché purtroppo subiscono quelli che sono gli effetti dell'inquinamento. Probabilmente si parla anche di connessioni tra questo inquinamento e il Covid. Ecco, e noi in queste case, chi diciamo entra in queste case non subisce questa situazione di inquinamento e né di allergeni, che sono sempre più all'ordine del giorno. Quindi le muffe, gli acari. Esatto, esatto. Qui diciamo siamo in una struttura avanzatissima. Voglio dire, le persone comprano le macchine, ma non tutti, non faccio nomi di marche, ma non tutti comprano, ogni macchina ha quattro ruote, un motore e un volante per arrivare dove si vuole. Però ci sono persone che comprano macchine dei massimi livelli, diciamo SUV, macchine importanti, eccetera, e ci sono persone che comprano macchine usate o macchine nuove, ma diciamo a prezzi molto ribassati. Chi compra queste macchine e le prova l'una o l'altra sente la differenza. In una casa dove vivi l'80% del tuo tempo, credo che sia altrettanto importante fare scelte del genere. Certo. Hai ribadito la 4 plus, il plus ce lo inventiamo noi perché la 4 è il massimo consentito nelle classi energetiche attuali. Perché diciamo plus? Perché una classe A4 richiede riscaldamento pavimento, pannelli solari, fotovoltaico, non necessariamente richiede la geotermia. La geotermia, che dopo andremo magari nel dettaglio a dire due parole, è una cosa che costa un mucchio di quattrini, ma che offre un grandissimo vantaggio. Le macchine, le pompe di calore che prendono l'aria esterna d'inverno a 0-2 gradi e te la debbono pompare dentro circa 20, o d'estate al contrario te la prendono a 30 per portarla a 25, hanno un range di equilibrio di temperatura molto alto. Se noi forniamo a queste pompe di calore tramite geotermia un'acqua che cresce a 15 gradi circa, si capisce chiaramente che da 15 gradi a 20 gradi queste pompe di calore lavorano dal terzo al quarto in meno, quindi se la matematica non è un'opinione, la loro manutenzione è 4 volte minore e durano 4 volte di più. Quindi il costo è in più, è molto più autonomo come discorso. Quindi qua parliamo di geotermia a questi livelli. La ventilazione meccanica forzata dell'aria, tu parlavi, che sanifica l'aria in queste ville, giustamente va ribadito che oltre i pollini e le PM10 ci sarà il nuovo filtro per il coronavirus, che attaccandosi ai pollini e all'aria gira con micro che può passare, e quindi qui verranno integrati questi discorsi per dare il massimo della tranquillità alla gente che ci abita. Per fare un esempio banale, diciamo che in alta montagna, 1000 metri, respiri un'aria che è quella paragonabile a quella filtrata all'interno di queste case. Parliamo di finiture, perché quando si dice le case, io leggo tutti gli annunci che ci sono in giro, nessuno dice che ha delle brutte finiture, ovviamente, quindi sono tutte dal bello al molto bello. Qui noi abbiamo la possibilità non solo di far scegliere le finiture, ma farvi vedere dove sono le finiture, chi fa le finiture e chi le produce, perché all'interno di questa struttura abbiamo realizzato un centro che si chiama Centro Domus 4.0, dove ci sono i box dei fornitori dei materiali di queste ville, e quando il cliente viene accompagnato da noi in questo centro incontra la gente che produce queste cose, può scegliersi le cose e le può toccare con mano. Ecco, ritieni che questo sia nel 2020 una cosa importante o stiamo buttando via del tempo e alla gente non interessa? Ma allora, parliamo di case, quando parliamo di case parliamo dei sacrifici di una vita, di una persona, parliamo di impegni economici importanti, parliamo anche di futuro, perché nella casa ci vivi decenni, spesso case come queste sono case definitive o semidefinitive. È chiaro che avere un servizio come quello che offre il Centro Domus 4.0 è un servizio che non tutte le strutture commerciali dei costruttori possono offrire, e quindi è molto importante, diciamo, offrire questo servizio per dare quella differenza
differenza competitiva che altri, diciamo, concorrenti non hanno. Ma quello che mi importa dire è con chi abbiamo a che fare. Qui abbiamo a che fare con l'immobiliare Arcoverde. Non è la classica SRL che nasce per fare un intervento, poi finito l'intervento sparisce, non si vede più, non si sa più chi è, quindi uno ha comprato una casa, dopo 2 anni ha un infisso che diciamo non si chiude più bene, oppure ha un tubo che perde del riscaldamento a pavimento e non sa più a chi rivolgersi perché non esiste più e la società non esiste più, insomma è un problema andare a trovare chi ha fatto il lavoro. Qui abbiamo a che fare con una struttura che esiste da decenni costruisce, studia e cerca di offrire ai clienti il meglio che c'è proprio per non avere poi problematiche dopo. Poi è molto importante capire che queste case nel tempo, proprio perché sono strutturate bene, sono costruite bene, sono studiate in ogni minimo particolare, mantengono il valore sempre molto di più di quelle, diciamo, costruite nello stesso periodo. Io ho degli esempi pratici, qui il dottor Ferretti, che è il proprietario dell'immobiliare Arcoverde, ha costruito un intero quartiere qui in Corticella che si chiama Arcoverde, a San Lazzaro ha costruito un intero quartiere di ville, palazzine, eccetera. Quando dobbiamo vendere case di questa, diciamo, usate, che i privati poi magari perché non hanno più le camere sufficienti oppure, diciamo, sono invecchiati e hanno bisogno di un appartamento più piccolo e vendono quello più grande, spesso e volentieri, diciamo, noi quelle case lì sono richiestissime, proprio perché tutti sanno come sono costruite e mantengono anche dopo anni, dopo decenni, quel stile di vita, quel benessere che altri non offrono. Chiaramente nei tempi questa struttura che è sempre all'avanguardia, devo dire che il dottor Ferretti quando viene ai Rogiti, perché viene lui personalmente, dice ai clienti, lei, io le sto regalando 10 anni di vita. 10 anni di vita, perché quando tu vivi in un ambiente sanificato al 100%, con un benessere, una temperatura media sempre costante, via dicendo, dal punto di vista salutistico si ottengono dei benefici enormi, cioè, dal punto di vista proprio della salubrità umana, no? Delle persone, del benessere in generale. Quindi quando si compra una casa, io voglio dire, bisogna fare attenzione a tante cose. Da chi la compri? Le garanzie che avrai nel futuro, quello che potrebbe essere la rivendibilità dell'immobile e via dicendo. Allora, quando vengono qui, ovviamente chi pensa a queste cose, che diciamo sta attento ai dettagli per dire, no? Ci sono delle giunture, delle cose che vanno negli impianti di riscaldamento a pavimento, che uno le può mettere in plastica oppure in ottone. In ottone costano molto di più, in plastica costano molto di meno, però l'ottone dura una vita, la plastica dopo il tempo, nel tempo con l'uso, si va a rovinare. Allora il dottor Ferretti, l'immobiliare Arcoverde, diciamo, usa tutta roba di altissima qualità. Per chi deve abitare la casa è una certezza. Che è tutta roba che si può vedere all'interno di Centro Domus. Assolutamente. Che abbiamo qui il 4.0. Volevo farti dire due parole su un aspetto tecnicamente importantissimo per noi. Proprio perché sono case di un certo livello e quindi case di cambio di vita, il 90% delle persone che si avvicina a queste ville ha un proprio immobile da vendere. E nasce il famoso dramma, prendo la casa, poi tento di venderla, prima vendo. Qui noi ci siamo inventati, insieme al geometra Ferretti che tu citavi e agli altri colleghi del nostro gruppo, una formula che si chiama 100 giorni. Ci spieghi in poche parole che cosa vuol dire 100 giorni e quali sono le garanzie che diamo ai nostri potenziali clienti? Ma allora, diciamo, è una formula, come al solito, l'immobiliare Arcoverde è sempre avanti a livello commerciale e ha studiato questa formula perché capisce le paure delle persone quando devono affacciarsi a questo sacrificio della vita che è comprare una casa nuova e dire ma la venderò, non la venderò, riuscirò a venderla. Allora noi abbiamo un ufficio commerciale composto dalle agenzie immobiliari che, diciamo, partecipano all'immobiliare Arcoverde nella commercializzazione dei beni dell'Arcoverde, che sono la Keeper, la Fiermonte, la BIM e
la Mondore, diciamo, che io rappresento, e diciamo a questi clienti che sono interessati: bene, ti interessa quella casa lì, vuoi sapere se la venderai alla cifra che noi ti valutiamo? Perché noi faremo una valutazione scritta dove ti diremo, secondo il nostro parere, a quanto si vende quella casa. Tu naturalmente sulla base di quello deciderai se comprare o no questa casa, però rimane il dubbio se effettivamente il valore che noi stimiamo può essere congruo rispetto al mercato. Allora noi, diciamo, ci siamo inventati di offrire questo servizio dove per 100 giorni promuovi l'immobile, porti i clienti e riscontri sul mercato effettivamente quello che è la richiesta al prezzo che noi abbiamo stimato. Naturalmente le persone che verranno faranno comprendere all'acquirente della villetta e al venditore, diciamo, della casa da mettere in permuta che effettivamente il mercato c'è, che quell'immobile si può vendere alla cifra che noi gli abbiamo detto. A quel punto, entro i 100 giorni, il cliente deve definire la compravendita a pieno, cioè perché avrà dato. A quel momento non ha tirato fuori neanche un. Non ha tirato fuori, ha lasciato, diciamo, ha fatto una prenotazione, la Immobiliare Arcoverde gli tiene fermo l'immobile per 100 giorni, quindi facendo vedere che non è attaccato alla vendita, ma è attaccato al cliente, quindi vuole aiutare il cliente a realizzare i propri sogni. E vi dico, parliamo di un sogno vero, cioè voi dovete chiudere gli occhi e immaginarvi di arrivare a casa vostra, parcheggiare la vostra bella macchina nel proprio cortile o dentro il garage e poi entrare nella casa dove avete scelto tutto quello che volete, pavimenti, rivestimenti, vi siete rifatti l'arredo completamente nuovo, le vostre camere, il parquet, il riscaldamento a pavimento, l'aria che praticamente è come essere in alta montagna, cioè avete la salubrità massima per voi, i vostri figli. Se uno tiene dei figli, tiene la propria famiglia, la prima cosa che vuole tenere è la salute della propria famiglia. E sicuramente parliamo della sismicità di una casa nuova, cioè qui non cade una casa del genere assolutamente. Assolutamente, cioè siamo in sismica di ultima generazione. E poi dentro c'è un'area che è un'area spettacolare, salubre, perché è stata completamente sanificata col filtro anti-Covid, certo. Quindi non c'è un virus, non c'è un batterio, insomma è veramente eccezionale. Io spendo due parole, perché il tempo sta andando avanti, per dire ai nostri telespettatori che abbiamo fatto un accordo tramite Arcoverde con alcuni istituti bancari primari e siamo in grado di offrire, già fatte perizie su questi immobili, dei mutui congrui a dei costi che si assomigliano molto agli affitti. Quindi vi invitiamo, vedete un numero in sovrimpressione, a chiamarci per avere queste informazioni, tutto ovviamente senza alcun impegno, ricordando anche che tutte le quattro agenzie che lavorano a questo progetto per Immobiliare Arcoverde, compresa il sottoscritto e quella di Giacomo, lavorano a titolo oneroso, quindi non vi sarà chiesto alcuna mediazione per l'acquisto e la gestione di questa villa. Noi siamo in cantiere, chiamateci per venirle a vedere sul posto, abbiamo uno splendido dépliant molto ricco anche di informazioni, il concentrato un po' di quello che vi abbiamo detto oggi, e siamo disponibili per venire a valutare la vostra casa, eccetera. Una cosa che Giacomo non ha detto nel parlare della vostra casa è che nel momento in cui qualcuno di noi viene a vedere, prende a mano la vostra casa da vendere, questa casa è di pertinenza anche delle altre agenzie, quindi vuol dire che ci lavoreranno quattro agenzie in contemporanea e gestite dall'interlocutore che verrà da voi, per dare quattro volte di più la possibilità di trovare acquirenti e concludere in tempi rapidi o medio rapidi. Ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta. Buona giornata.